Guido Pascieri, presidente FIPAO Campania e coordinatore nazionale per il sitting volley. Siamo al termine di una 3 giorni all'insegna dello sport e dell'inclusione. A Nola abbiamo visto le migliori formazioni d'Europa in questa che è la prima manifestazione, la Champions Cup riservata ai club europei. Beh, è stata una manifestazione bella sotto ogni aspetto. Il primo, perché averla portata nella nostra città di Nola, quindi in Italia, è un motivo di orgoglio sia per la federazione che rappresento e sia per la società nella quale vivo. Avere le 6 squadre in questo momento più forti in Europa per quanto riguarda i club è stato sicuramente uno spettacolo. La finale tra la squadra bosniaca e la squadra tedesca è la giusta finale, la vera finale, perché in questa finale sono presenti tantissimi atleti che hanno partecipato all'ultima Paralimpiade di Tokyo, che ci hanno fatto vedere che cos'è il sitting volley. Anche le altre squadre hanno giocato al meglio. Credo che l'organizzazione della manifestazione sia andata per il meglio, spero che i nostri ospiti portino con loro un buon ricordo di Nola, della nostra regione e della nostra Italia. Il Comitato Italiano Paralimpico e la Federazione Italiana Pallavolo credono in un movimento che è in continua crescita, tanti gli obiettivi raggiunti in questi anni, quali sono invece le sfide per il futuro? La prima sfida è quella assolutamente di rendere possibile a tutti di giocare a sitting volley. Che voglio dire? Voglio dire che noi purtroppo in Italia siamo partiti dall'alto per arrivare poi ai club e alla base. Adesso dobbiamo provare a fare eventi di carattere promozionale per avvicinare quanto più possibile atleti ed atlete disabili a questa disciplina sportiva. I normodotati ci aiutano tanto, ci hanno aiutato tantissimo per la crescita tecnica del nostro sport, ma dobbiamo reclutare tanti atleti disabili, tante persone che si vogliono avvicinare allo sport, e io credo che la federazione stia facendo uno sforzo grandissimo. Noi avevamo preso il meglio per la nostra nazionale femminile qualche anno fa con Amauri Ribeiro, quest'anno andando forse oltre quelle che erano i programmi anche economici da parte della nostra federazione, abbiamo portato in Italia il meglio che c'è a livello di sitting volley maschile. La venuta di Alireza Mohameri in Italia, secondo il mio modestissimo giudizio, porterà in breve anche alla crescita della nostra nazionale maschile. Ultima domanda, fra una settimana si replica a Pisa, ci sarà la Champions Cup femminile, prima Nola poi Pisa, entrambe in Italia, due manifestazioni di un livello altissimo per i club europei. Ma ormai lo sanno tutti che l'Italia e la FIBAV e tutti i tesserati FIBAV sono in grado di organizzare eventi di altissimo profilo. Credo che l'assegnazione di queste 2 tappe all'Italia sia stato anche, come dire, un premio al fatto che l'Italia è rappresentata anche in ambito PVE e ci stiamo distinguendo per la voglia di fare e soprattutto stiamo mettendo in pratica quelli che sono gli obiettivi sia del Paravolle Europa, ma se mi consentite anche quelli del Comitato Italiano Paralimpico, dove il presidente Pancalli ha stretto un rapporto di collaborazione bellissimo con il presidente Manfredi della FIBA, e noi tutti e soprattutto i nostri atleti e le nostre atlete ne beneficiano. C'è ancora qualche cosa da fare,
Allora, al di là dell'aspetto tecnico, io credo che il prossimo passo debba essere un passo politico, dove intendo ai massimi livelli della politica italiana per la salvaguardia e la tutela di questi atleti e queste atlete che in Italia, a differenza di altre nazioni europee e mondiali, sono tutte atlete e atleti dilettanti, quindi il loro tempo, i loro sacrifici, la loro attività molto spesso, anzi sempre, la sottraggono agli affetti familiari, al lavoro, alla famiglia, e noi dobbiamo provare in tutti i modi, grazie a una sinergia, federazione, CONI, CIP e ministeri specifici, a trovare una soluzione per rendere possibile a questi atleti e a questi atleti l'allenamento e quindi la partecipazione ad eventi importanti. So che la ministra Stefani, che è la ministra per la disabilità, è molto vicina al nostro mondo, doveva essere anche qui presente, purtroppo per impegni istituzionali non è potuta venire. So i rapporti che ha la ministra dello sport Pezzali con la nostra federazione. Credo che il prossimo passo veramente sarà quello di sederci intorno ad un tavolo e pensare al bene dello sport paralimpico. Grazie mille.